Siamo arrivati al Giovedì Santo, il giorno in cui si celebra la nuova ed eterna alleanza. Sul Sinai Dio promulgò la legge dell'amicizia. Era in preparazione a questo momento, all'ultima cena, in cui Gesù avrebbe vissuto nel suo cuore tutto quello che si compì il giorno dopo, il venerdì santo. Si compie l'eterna alleanza. Ma alleanza per che cosa? Dio vuole essere amico dell'uomo. E questa alleanza ha una legge, non più i 10 comandamenti, ma la sintesi di tutti, la legge dell'amore. E in questa alleanza ci sarà un agnello in cui viene sancita questa alleanza eterna, e l'agnello è lui, Gesù, viene sancita nel suo sangue, nel suo sangue. Tutto avviene nell'ultima cena, nella cena pasquale. E Gesù aggiunse: tutte le volte che farete questo, voi lo farete in memoria di me. Da quel momento possiamo celebrare la messa, e nella celebrazione della messa si rinnova la nostra alleanza con Dio, un'alleanza che si perpetua per sempre e che San Tommaso ha commentato in una preghiera bellissima che la Chiesa recita continuamente: o Dio, che nel sacramento dell'Eucaristia hai celebrato il mistero della tua Pasqua, concedi a noi di adorare il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, perché si compia in noi il mistero della redenzione. E abbiamo così l'Eucaristia. L'Eucaristia che ogni sacerdote celebra continuamente e che è il centro della Chiesa, il cuore della Chiesa, perché è il momento in cui Dio rinnova la sua alleanza di amicizia con l'uomo. Oggi Gesù è diventato Eucaristia, alleanza eterna con l'uomo. Che significato può avere in tempo di pandemia la celebrazione del Giovedì Santo, la celebrazione dell'Eucaristia? O capita di sentirlo tante volte, questa oscenità che la pandemia l'avrebbe mandata a Dio per punirci dai nostri peccati. Niente di più falso. In ogni momento, sulla faccia della terra, un sacerdote celebra l'Eucaristia e in tutti i momenti del giorno Dio rinnova la sua amicizia con noi e noi rinnoviamo la nostra amicizia con lui. Tutti i giorni abbiamo bisogno di rinnovare questa amicizia perché veniamo meno a questo impegno, ma non c'è mai meno il Dio all'amicizia con l'uomo. E noi godiamo di questa effusione di grazia e di amicizia e la celebrazione dell'Eucaristia di ogni giorno. Siamo al sicuro sull'amicizia con Dio, non ci piove, Dio è sempre l'amico dell'uomo. È quello che celebriamo in questo Giovedì Santo, è quello che si perpetua sempre in sua memoria. Buon Giovedì Santo.